barbarico, cupo, affamato, pestilenziale e superstizioso. Questa è l'idea comune, la visione semplicistica con cui ci siamo da sempre avvicinati alla parola medioevo. Ma se guardiamo per un attimo più da vicino, ci accorgeremo che questa visione è distorta. Lo schema tradizionale prevede una sequenza che risulta essere caduta dell'Impero Romano d'Occidente, invasioni barbariche e costituzione dei nuovi regni, feudalesimo, costituzione dei comuni, crociate e lotte per il potere tra Stato e Chiesa. Serie di avvenimenti che noi siciliani abbiamo vissuto in parte, per nulla o che si sono protratti nel tempo, coinvolgendo e sconvolgendo gli equilibri interni al popolo. Siamo stati luogo di sperimentazione, di idee, dominazioni, tolleranza e integrazione razziale, concetti su cui abbiamo radicato il nostro essere e sentirci siciliani. Qui il tempo sembra essersi fermato. Puoi ritrovare la medievalità nelle nostre strade, negli schemi progettuali degli antichi quartieri, nelle nostre torri, nei castelli, nella nostra cucina, nel nostro linguaggio e nel nostro modo di fare. Linguaggio che travalica l'uso comune e che da volgare si trasforma in aulico messaggio da tramandare ai posteri. Sicilianità che manifesta la propria teatralità, il proprio senso tragico nelle manifestazioni religiose, nelle processioni dei penitenti incappucciati o nelle feste patronali. In quest'isola anche i sistemi politici condivisi in tutta Europa, come il feudalesimo, assumono caratteri differenti e definiti, filtrati da una civiltà poliedrica, multiculturale, controversa, mai incline ad adeguarsi alle regole stabilite. Feudi portatori di poteri sempre più forti, in cerca estenuante di affermazione, di casati sempre più prepotentemente presenti sul territorio e padroni di uomini, cose e città. Questi privilegi acquisiti o presi a forza hanno garantito una presenza costante e pressante in tutte le dinamiche sociali ed economiche che hanno contraddistinto le ultime fasi del Medioevo. Sicilia, radicata e incrostata di questi sistemi, che si è affacciata all'età moderna allattando al suo seno personalità del calibro di Amari, Crispi, Notar Bartolo, fino a Sturzo, Falcone e Borsellino, ma che ha anche dato i natali a schiere di approfittatori e mafiosi che l'hanno traghettata nella nostra era. Valicando le barriere di prestabiliti itinerari, perdetevi nelle strade, tra i vicoli, respirate nei profumi, chiacchierate con la gente del luogo e fatevi intrattenere dai loro racconti. Cercate le piccole trattorie a conduzione familiare ed emozionatevi di quei sapori. Alla fine vi renderete conto che avrete attraversato il tempo rimanendo fermi nel presente.